Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Roma, bambina ferita con un coltello in campo nomadi, è grave. Immigrati, Salvini, lanceremo class action contro Renzi e Alfano. Imprese, nel 2014 cresce il terziario ma cala il commercio. Una probabile lite tra bambini in un campo nomadi di Castel Romano, in provincia di Roma, si trasforma in tragedia per la ragazzina di 11 anni, colpita da un fendente al torace. È ora in gravissime condizioni ricoverata al Bambin Gesù. Sul caso indagano i carabinieri di Pomezia, che stanno facendo gli accertamenti dovuti per ricostruire la dinamica dei fatti. Denunceremo Renzi e Alfano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché qualcuno è complice dell'invasione in corso. È quanto annuncia Matteo Salvini dai microfoni di Radio Padania. Vogliamo fare una class action, dice, e vedremo se l'Italia c'è un giudice che, oltre ad occuparsi delle cene di Berlusconi, vorrà occuparsi di chi sta aiutando da complice un'invasione clandestina. Crescono nel 2014 le imprese del terziario, con un incremento pari a quasi 11.500 unità, ma calano nel commercio. Il settore ne conta 3.500 in meno. Dallo studio dell'osservatorio di Confcommercio emerge che le imprese del terziario crescono in particolare al centro, dove arrivano a quasi 6.000, e nel sud, dove sono oltre 4.500. Le forze irachene contano di poter riprendere la città di Tikrit allo Stato islamico entro una settimana. A dirlo in un'intervista è il capo di una delle brigate di miliziani sciiti che combattono a fianco delle forze governative. Gli uomini dell'ISIS controllano ancora il 70% della zona del centro della città. Tikrit verrà liberata a costo di combattere strada per strada, assicura il comandante delle brigate Badr. Facevano un cenno di saluto guardando l'obiettivo delle telecamere di videosorveglianza subito dopo aver messo a segno il furto. Firmavano così i colpi i tre ladri romeni arrestati nel corso di un blitz dei carabinieri di Verbania. La banda è accusata di ben 47 furti commessi nel giro di un anno tra aprile 2014 e febbraio 2015. I loro obiettivi erano depositi di ditte di spedizioni del nord e centro Italia. Hamilton centra la pole position e la Mercedes piazza due monoposte in prima fila al via del Gran Premio d'Australia, gara d'esordio del Mondiale 2015 di Formula 1. L'inglese campione del mondo in carica ha ottenuto infatti il miglior tempo staccando di circa 6 decimi il compagno di squadra Rosberg, terzo Massa con la Williams e poi Vettel con la Ferrari.